Questa sera siamo a Roscigno e abbiamo il piacere di avere ai nostri microfoni il vicepresidente del Senato, senatore Maurizio Gasparri. Vicepresidente, noi siamo nel cuore delle aree interne, dell'area interne cilentana in questo caso. Che cosa si deve fare per rilanciare queste aree che vivono purtroppo ancora tanti disservizi? Ne conosco la sofferenza perché mio padre qui è nato e quindi anche i fenomeni migratori hanno riguardato la mia famiglia. Credo che si dovrebbe dare da parte della Regione più attenzione alla viabilità e spero anche che i progetti nazionali in questa fase di rilancio con il centrodestra al governo possano guardare a questi territori, perché i collegamenti sono l'esigenza prioritaria. Poi noi dobbiamo anche valorizzare, ed è questo l'intento degli incontri che ho avuto oggi a Roscigno, le attività turistiche, le attività legate alla valorizzazione del parco, non soltanto per il valore archeologico, ma pensiamo anche alle attività cinofile. Ormai c'è anche un turismo cinofilo, un'attività di allevamenti che può essere sviluppata in queste aree che devono ritrovare nel loro grande e intatto valore ambientale un'opportunità di crescita e di sviluppo. Ho incontrato oggi anche molti giovani che sono impegnati nella valorizzazione dei prodotti agricoli del territorio. Devo dire che, insomma, nonostante le difficoltà e le fatiche, c'è molta volontà di crescita e di guardare agli aspetti positivi delle tradizioni e del valore dei luoghi. Non possiamo tralasciare l'aspetto che riguarda la sanità, la viabilità è importante anche per raggiungere gli ospedali in queste aree interne. Guardi, io purtroppo prendo atto che recentemente, quando si votò le elezioni regionali, è stato confermato chi governava e amministrava, nonostante le gravi carenze, soprattutto nel settore sanitario. La sanità è una gestione notoriamente delle regioni e mi pare che, insomma, nonostante un bilancio deficitario, poi ci sia stato un consenso, ne prendo atto da un punto di vista della volontà democratica. Resto molto perplesso rispetto al disservizio, rispetto alle distanze, ma è molto legato tutto anche alla viabilità, perché una viabilità difficile rende meno accessibili strutture sanitarie che casomai linea d'aria sono a poche decine di chilometri, ma come viabilità e per la percorrenza e per la qualità delle strade sono lontane molte ore, e quindi io penso che la gestione della regione vada molto censurata per l'assoluta trascuratezza che ha dimostrato nei confronti di alcune aree, soprattutto della provincia di Salerno, che è la più vasta ed è quella che ha una caratteristica territoriale molto complessa e tale da rendere i servizi assolutamente inadeguati allo Stato. Possiamo ancora immaginare un futuro per queste aree e per chi decide di investirci e di viverci? Noi vogliamo immaginarlo, perché poi queste aree hanno una grande importanza sotto il profilo delle produzioni agroalimentari, sotto il profilo dei parchi, della natura, della realtà archeologica. Quindi noi dobbiamo crederci, se è vero che poi nel mondo l'aumento delle dammelie della popolazione, il tempo libero maggiore a disposizione devono rendere anche delle aree interne più fruibili. Certo, devono essere accoglienti e devono anche offrire, oltre alla semplicità dei luoghi, anche una capacità di accoglienza che ovviamente il turismo impone e richiede. La sua presenza a Roscigno questa sera conferma però la vicinanza delle istituzioni all'area interna. Ma guardi, io sono sempre in contatto con tanti amministratori, sindaci, e quindi per quello che posso mi adopero in ogni occasione. Ricordo in queste aree anche fenomeni naturali drammatici che hanno creato danni enormi, anche in quelle occasioni abbiamo sempre cercato di prestare la nostra attenzione, quindi anche oggi per vari incontri con giovani amministratori, con quadri politici e anche con persone che si occupano dell'attività cinofila nei parchi, che potrebbe sembrare una cosa un po' originale, ma in realtà è anche un modo di avvicinare la natura, di sviluppare delle attività che rendono anche i parchi fruibili, perché li dobbiamo rispettare, però poi in qualche misura anche l'attività in vari settori deve potersi svolgere senza alterare gli equilibri ambientali, ma senza musealizzare l'area del parco, perché poi questo favorirebbe esodi, fuoriuscite, e quindi alla fine avremmo un danno, perché anche le persone fanno parte dell'equilibrio della natura.